Un silenzio assordante, da pelle d'oca. E questo è il ricordo che in tanti si porteranno dietro dopo i funerali di Pino Daniele in Piazza del Plebiscito ieri sera a Napoli. Un silenzio rotto solo da un forte applauso, liberatorio, all'arrivo del feretro. E ancora rotto nel finale sulle note di Quando, l'ultimo regalo del popolo di Napoli a Pino. Anche ieri sera a Piazza del Plebiscito, come due sere fa, ha accolto circa 100.000 persone. Un colpo d'occhio mai visto per l'ultimo saluto al nero a metà. Attorno a lui gli amici di sempre. Abbiamo ascoltato il commento commosso di Paolo Antoni e De Giovanni, che hanno raccontato ai nostri microfoni attimi della vita di Pino. Io sono convinto che quella di Pino Daniele non sia una scomparsa, è un momentaneo distacco, cioè noi perdiamo e siamo vicini ai familiari, alla persona fisica, ma siamo fortemente consapevoli del fatto che il suono e lo spirito che c'è nella musica di Pino Daniele non lascerà mai questa città. Fa parte della nostra identità personale. Io credo che nessuno abbia una sola canzone preferita di Pino Daniele, cioè che siano sempre 5 o 6, perché sono quelle canzoni che scandiscono i momenti principali della nostra esistenza. Rimpiango lui oltre che da amico, perché insomma eravamo amici, ma anche come utente proprio. Io non sento più da anni, non vedo più da anni delle cose che sentivo e vedevo fino a qualche anno fa, per cui il mio e il nostro rimpianto è quello di perdere veramente un ultimo dei baluardi che rappresentavano uno spessore artistico, culturale, che purtroppo non c'è più, quindi è una perdita enorme. In tantissimi attorno al palco con gli occhi lucidi hanno ricordato Pino per l'ultima volta assieme al cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, che nella sua omelia ha affermato: la carta sporca di cui parlava Pino era soltanto uno sprone per Napoli per uscire dall'ombra. Ai nostri microfoni il ricordo di alcuni fan che non hanno lasciato Pino nemmeno ieri sera. Sono qui per ricordare Pino e per ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato in questi 30 anni di carriera e per le sue note, le sue parole meravigliose che hanno saputo suscitare in noi tanti sentimenti, e oggi come tanti siamo qui per dargli l'ultimo saluto. Qui ha iniziato e qui diciamo, ha concluso la sua carriera, si completa un cerchio della vita, diciamo. A me ha lasciato veramente un segno indelebile. Sono stata malissimo 2 giorni e sono venuta qui oggi proprio per salutarlo.